una reazione più fisiologica, di una reazione che frega di meno il fegato, di un animale che sta meglio in salute, e se vogliamo un prodotto più fisiologico e più ricco di quei nutrienti che dovrebbero caratterizzare le produzioni dei ruminati. Quali sono questi nutrienti che dovrebbero caratterizzare le produzioni dei ruminanti? Sono l'acido linoleico olivato, il CLA, e il rapporto omega-3-omega-6. Con queste reazioni il rapporto omega-3-omega-6 è di 1 a 4, con le normali diete delle BLAP è di 1 a 16. Cioè sto producendo un latte che non è più un latte di ruminante. A mio avviso i prodotti migliori sono quelli degli omicaprini, sia per carne, per quanto riguarda la carne, sia per quanto riguarda il latte. Non esiste alimento più naturale di un formaggio di capra o di pecora o di una carne di capra o di pecora. Pascolo, e nessuno li valorizza. Ma perché nessuno li valorizza secondo voi? Stamattina facevo vedere una slide a un corso di perfezionamento, c'erano anche dei medici, in cui ho dimostrato, ma non è che lo dimostrano i fatti, che nel mondo il consumo di carne bovina è diminuito del 2%, il consumo di carne di pollo è aumentato del 300%, il consumo di carne di pollo è aumentato del 300%. Ma perché dicono che tutto quello che succede di cattivo nella salute dell'uomo è dovuto alle carni rosse, all'aumento dei consumi di carne rossa? Ma scusate, dove sono le cose? O la carne non fa niente, o se fa male, come sono diminuiti i consumi e sono aumentate le malattie, ma non è che fossero con le mai. Perché non ci dice che sono con le mai? Vedete, vediamo se ne lo sapete. Le multinazionali. Esattamente. I pollo stanno in mano a 5 grandi società. E chi è tocca a dire no? E intanto medici e divulgatori continuano a dire queste cose. E il consumatore ci crede. Allora sapete che cosa dico io a queste persone? Ma vi rendete conto che un pollo è un individuo che in 45 giorni cresce 51 poi fa male la carne bovina.